Sono Monica e sono una delle anime di Bigallo. Di base penso che all'inizio la mia scelta fu semplicemente di prendere un luogo meraviglioso in cui vivere, quindi capitavamo in questa valle, bellissima, 9 ettari, e quindi la prima scelta fu di avere un luogo così per costruire la nostra famiglia. E per me quello che mi accametto molto fu, diciamo, entrare in un contatto con la natura, con lo stare in un qualcosa che mi sono resa conto che intanto non era mio e che aveva bisogno di tantissima cura, amore, dedizione, manodopera, e quindi bisognava organizzare diversamente le cose. E da lì tanti amici che automaticamente sono cominciati ad arrivare, e quindi più che scegliere di avere un ecovillaggio, visto che tuttora non è un ecovillaggio, si è tramutata subito in una casa comune, nel senso che per me era normale mettere a sedere chi arrivava a mangiare, per me era normale creare situazioni belle, per me era normale ospitare se qualcuno passava. E siccome il luogo è un luogo di cura, ed è questo che stiamo comprendendo molto, molto così come quello che ci sta passando, proprio sia la gente che passa come feedback, ma anche proprio quello che il luogo ci sta dando. E quindi funzionava che uno arrivava e rimaneva nel tempo, e quindi da lì abbiamo capito che dovevamo strutturarci. E tante fasi sono successe, come penso che ciascuno possa raccontare mille aneddoti, all'essere in uno, all'essere in 30, e dai momenti più, diciamo così, di cooperazione, momenti in cui ti supporti, e quando tutto funziona e produci e crei insieme, a quando invece ti stai, diciamo, pestando i piedi a vicenda perché non sei stato bravo a capire che qual era la visione. E tuttora è un momento diverso ancora, e quindi, però diciamo che in questo momento si sta chiarificando un po' questa cosa della visione, lo spazio di cura. E organizziamo molte cose che hanno a che fare con natura, arte e spiritualità, che penso che tutti possano dire la stessa cosa, perché secondo me sono tre capisaldi, cioè la natura, il vivere bene, il nutrirsi bene, lo stare immersi in quello che è quello che ci accoglie di più amorevole che esiste nel mondo, l'arte, perché la creatività per l'eccellenza, lo stare insieme ridendo, lo stare insieme essendo produttivi, generando bellezza, e la spiritualità, che è l'idea che ti connetti lo spirito con lo spirito e il corpo col corpo, perché anche questo è importante.